ormai sono tanti anni che io faccio questo mestiere. Ah, lo fai proprio come mestiere? Da quando mi sono pensionato, 20 anni. Vabbè, guarda come esse. Stanno sotto a 6 piante, stanno. Belli, belli sono, belli questi. Ai supermercati li vendono, fanno più figura dei miei, però non servono, sono del Marocco. Davvero? Dal Marocco? E i cristiani si ricattano come coglioni. Io tengo 60 persone che l'aggiudare, per ora a 5 persone l'aggiudare, non ci indete. Tutte queste piante si mettono sotto queste piante. Dai, tu quanti ce n'erano? Dici che sono buone da mangiare? Questi? Quelli che faccio io sì, sono unici. E come li fai, al sugo? Qui, come secondo. Ah, come secondo? Sì, al sugo, alla genovese, a brustoliti, quelli più grossi, sì, al fuoco. Ti riempiono? Cioè ti saziano? Sono leggeri, certo se ne mangi molti, alla genovese sono pesanti. La stagione quando incomincia? A maggio. E quindi ogni giorno? Ogni giorno, pure la domenica, 7 giorni alla settimana. Ti sei allenato? Ormai mi ha già fatto grande. E io mi passo il tempo qua, mi passo. E il pomeriggio come lo passi? No, la televisione. Ma giù rimasto meravigliato, meno male per queste piante. Ma non la sapia che stamattina, anni passati, se ne facevano un chilo ogni volta. Ci stanno persone, sì, vengono qua, racimano qualche chilo di coso, le vendono per mangiare, li vendono per mangiare. Ci sono persone che fanno questo lavoro per necessità. Io con i soldi mi pago il bullo dell'assicurazione. Vediamo se ci deve qualche acqua innanzi. E poi giusto attento alle spine. Acqua. Vieni qua, vieni, scemo, vieni, vieni qua, vieni qua. Casco. C'era una persona, tenia un gatto, ce l'aveva alla catena, ma come un coso era, un saccio come una levata, pareva un colore strano, quasi come tu muscio. E lo tenia, tutta la gente gli faceva le fotografie. E ho portato a passaggio con la catena. Ehi, mo le buschi! Gli animali te parlano, se teniamo la parola te parlano. A casa mia avevamo un gatto, pesava 10 kg. È morto mio padre, ha detto mia moglie, chiamalo un uscio del da fuori dello giardino. Ha giù chiamato, niente. Ha giustiato un uscio sul tavoletto di mio padre. Questi sono gli animali. Mia figlia è brava, è laureata. Prima di prendere il posto, mo sta in Francia, ha lavorato nei cantieri, sulle impalcature. E mo insegna italiano in Francia. Ho trovato un compagno. Ma guarda quante spine tengo, Sono pericolose. È un architetto bravo però.
bravo vero? E però gli dai la mano, perché mia figlia è brava. Mia figlia è andata là e ha trovato lo posto. E qua in Italia niente. Finalmente mo sta sistemata. Ti senti tranquilla adesso? Eh sì, hanno un figlio di 8 anni. Mentre mio figlio mo si pensiona. Stai alla stradale, stai, alla polizia. Quest'anno è partito giovane, a 18 anni. Senza raccomandazione e senza niente. Andava a scuola un anno anticipato. Questi hanno mangiato, da qua hanno mangiato, boh, quando sono belli grandi vuol dire che hanno mangiato, quando erano verdi. Poi se fanno l'amore si moltiplicano, a settembre però, con le piogge.